Abbiamo i vagoni, sono contento. Adesso con i vagoni si va a trasportare la nostra merce. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Gianni 8. Siamo a provare un nuovo gioco, Train Life a Railway Simulator. Che il gioco è? Non si sa, presumo che sia un gestionale simulatore di treni dove, oltre che a guidare le nostre carrozze preferite, le nostre locomotive preferite, dovremo gestire anche l'azienda di cui ne saremo titolari, presumo. E non lo so, è una versione Early Access, come ci ricordano qua in... nella prima schermata che ci appare avviando il gioco. Dice, vediamo un po', aumenteranno con l'avanzare della fase dello sviluppo, le funzionalità disponibili sono limitate ovviamente, il gameplay non è definitivo, perciò alcune funzionalità risulteranno incomplete e potranno verificarsi bug e arresti inaspettati. Vediamo, ma io presumo che sia già messo bene il gioco, diamogli il via. Voglio subito abbassare il volume della musica perché secondo me è troppo alto. Ok, così è decisamente più vivibile. Allora, dato che ci siamo, diamo un'impostazione anche qua alle... un'occhiata alle impostazioni grafiche, direi che si lascia tutto così su epico, dovrebbe andare bene. Allora, ho utilizzato poco io ragazzi i simulatori di treni, mi piacciono tantissimo i simulatori, ho giocato ogni tanto qualche volta al Train Simulator, ma non tantissimo, quindi non lo so, cioè no, diciamo che non me ne intendo molto, ecco, spero che ci sia un buon tutorial. Allora, il nostro nome sarà il nostro Johnny Cingomma, come sempre, lui è onnipresente da tutte le parti. Nazionalità, Germania, no, direi di metterci italiano, non ho niente contro i tedeschi di Germania, ma... direi che mi piace di più mettermi italiano, se lo trovo magari. Eccoci, Italia, età 35, mettiamo la mia attuale età, 33 anni. Selezioniamo un avatar per il giocatore, è una donna, no, un uomo. Ah, uomo o donna, ce ne sono solo due, quindi si seleziona questi. Seleziona il nome dell'azienda, il nome dell'azienda sarà la Johnny 8 Gaming Train System, ragazzi. No, non mi c'entra, peccato. Johnny 8 Gaming Train, va bene così, dai, lasciamocelo così. Il logo dell'azienda, ne abbiamo qualcuno a disposizione, vediamo un po'. Sono 1, 2, 3, 4, 5, sono 5, me lo faccio così, dai, un fulmine blu. Luogo di partenza, Berlino, sono in Germania ovviamente. Ok, quindi già da qui scopriamo che è ambientato in Germania, quindi va bene, perché no, partiamo da Berlino. Opzioni carriera di default lascerei, attiva tutorial, certo, crea carriera e andiamo un po' a vedere quello che ci offre questo Train Life Simulator. Andiamo a vedere sicuramente. Aspetta, c'è qualcosa che non mi quadra. Allora, come vedete il gioco è in italiano, sì, ma non tutto, quindi usa il mouse to look up, ok, la rotellina per zoomare e ok. No, ok, con la T si accende e si spenge i fari, va bene. Con la G quelli di cabina. Diamo il via con... allora, usa increase throttle, ok. Ah, stiamo partendo, ragazzi. Stiamo partendo. Ok, con la E si frena, con la W si va a gas. I treni non sembrano funzionare, eh? No, funzionano, ok. Ok, questa è la leva del freno, la vedete lì che... ok, incrementiamo e diminuiamo. Diamo di gas però, eh. Binario limite, limite velocità 50. Stiamo andando anche troppo forte noi, stiamo andando a 74 km orari, come vedete.
proviamo a fermarci del tutto, probabilmente l'obiettivo che dobbiamo fare è quello. Esatto, premi R. Ok, quando sei completamente fermo per avviare il reverse, probabilmente la marcia inversa, quindi la retromarcia, vediamo un po'. Ovviamente dobbiamo levare i freni, altrimenti non ci si muove. Esatto, esatto, esatto. Guarda, spaziatrice ci ferma. Allora, è un tutorial velocissimo, eh. Ripremiamo R per spengere la barra di reverse di inversione marcia. La Cucci scambia la direzione, non capisco in che modo, sinistra e destra. Ah, ok, forse gli scambi dei binari. Probabilmente sono gli scambi dei binari, ok, lo vediamo anche qua giù in basso. Allora, diamo i gas, ragazzi. Perché non mi fa dare gas? Ah, ok, perché avevo lo stop della barra spaziatrice. Ok, ok, ok. Avevo praticamente il treno fermo. Allora, è molto più semplice a livello di gestione, sicuramente simulazione rispetto a Train Simulator, eh? È molto più semplice. Vediamo un po' di fare lo scambio quando ci arriviamo. Proviamo ad andare a destra, lo lascio impostato su destra, vediamo un po'. Esatto, esatto, ragazzi. Ok, ha funzionato, stiamo andando un po' troppo forte, però. Torniamo sui 50 all'ora, almeno. Siamo nella norma, ok, andiamo. Restiamo così su 50 all'ora. E va fatto anche in reverse, addirittura? Va fatto anche in reverse? Mettiamoci qua su davanti, andiamo a sinistra stavolta. Si aspetta che ci fermiamo praticamente lì, ok, dove c'è il verde, binario libero, ci fermiamo qua almeno. Ah no, va bene, ok, me l'ha fatto l'obiettivo, me l'ha fatto. Usa sci. Ah, ok, sci per cambiare visuale, perfetto. Look around identity the throttle lever and increase it. Rest one step by holding. Ah, ok, mi dice che lo posso fare la stessa cosa anche con l'indicatore. Posso andare a trascinare come voglio. Però non tutte, non tutte. Ah, perché sono sullo stop, ok. Now do the same with the brake lever. Ok, fai lo stesso con la leva del freno. Scenario completo, ok, andiamo avanti. Andiamo avanti, abbiamo bene o male imparato come si gestisce un treno. Oh mamma, allora, drive forward to the service center and press F to enter it. Allora, che cosa abbiamo qua davanti? Mi garberebbe capire. Ah, è il nostro motore. È una locomotiva di belle vecchiotte, ovviamente non si inizierebbe col pendolino, ovviamente. Allora, andiamo avanti. Fino al centro di servizi e vediamo un po' quello che ci fa fare. Direi di dare gas. Leviamo lo stop, diamo le gas. 40 è il limite di velocità, vediamo sui cartelli. Non so dove è il centro servizi qua, eh. Ah, comunque vedi, se si vuole guidare da fuori abbiamo anche le nostre leve, sia del freno che dell'acceleratore. Stiamo andando troppo forti, ragazzi. Ormai siamo andati a sinistra.
Stavo andando troppo forte perché mi ero perso nelle leve qua del treno. Dicevo che anche fuori abbiamo intorno al contachilometri le nostre leve: azzurro l'acceleratore, rosso il freno. Devo andare laggiù, mi sa, dove c'è la freccia verde in fondo, mi sa che è il luogo dove ci dobbiamo recare ed entrare dentro il centro servizi. Limite di velocità 40, dobbiamo stare attenti a non superarlo, anche perché c'è il rischio di deragliamento. Ora qua no, perché andiamo piano, ma magari però nei successivi scenari ci sarà sicuramente. Infatti c'è anche la ruota delle impostazioni qua. Direi di iniziare a frenare. Ok. Precisi, ragazzi, siamo arrivati precisi. Premiamo F. No? Forse mi devo proprio avvicinare? Come mai non ci muoviamo? Cosa c'è che non va in cabina? Che non ci muoviamo? Allora, mi sa che era andato troppo avanti, riproviamo adesso. No, continuiamo ad andare indietro però, per quale motivo? Ok, vai, adesso si dovrebbe andare avanti. Eccoci qua. Il treno deve essere completamente fermo, ce l'abbiamo fatta. No! Ha subito troppi danni, ragazzi, il nostro treno. Ha subito troppi danni, va bene. Comunque siamo entrati con qualche difficoltà al centro servizi. Ripara tutto, ripara il 10%. Va tutto bene, non c'è niente da riparare. Allora, muoviti nei menu per riparare e ripristinare refuel, tabs to repair and refuel. Ok, refuel credo che sia il carburante, credo che sia tutto completo. Ok. Però perché non mi fa fare niente? Anche perché alla fine siamo pieni, quindi io presumo che sia tutto a posto qua. Allora, deve essersi un attimo bloccato il tutorial, perché alla fine noi abbiamo il treno aggiustato e anche pieno, ma non ci va avanti il tutorial. Quindi andiamo a vedere quello che possiamo fare. Possiamo comprare tipo locomotive. 150.000, 350.000 sicuramente sono robe più grosse. Questa è disponibile, la Salzgitter 6, ma è praticamente quella che abbiamo noi. Questa è disponibile a livello 15, 5, quindi col provvedimento andremo del livello, andremo anche a sbloccare nuove cose da comprare, quindi è una cosa figa. Disponibile a livello 2, anche qua tutti i miglioramenti ai motori, carrelli, telai, insomma ne abbiamo di cosette. Ecco forse qual è la parte gestionale del gioco della nostra azienda, è questa qua probabilmente. Carico passeggeri merci. Direi carico, ragazzi. Però qua se non mi fa andare avanti con il menu, con il tutorial, non mi fa neanche andare avanti con il gioco. Il problema sta lì. Allora, ho saltato quella parte di tutorial, ragazzi, perché si era bloccato tutto, quindi non so che mi voleva far fare, ma sicuramente è per comprare e mi faceva vedere i menu che potevo fare là. Allora, in questo tutorial imparerai come si porta a termine un contratto da una stazione a quell'altra. Per prima cosa, you need to select a contract, devi selezionare un contratto da una stazione vicina. You can use the radio for communicating with station, open it with A. Ok, quindi con A apriamo la radio e contattiamo la stazione vicina Foresta. Chiedi informazioni. Qui Foresta, la stazione accetta non currently generatron, che al momento abbiamo un contratto e 14 vagoni stazione. Service take contract, ok, quindi servizi accetta contratto, 3 vagoni di diretti a segheria, ottimo.
accetta automaticamente. Quindi abbiamo caricato? Fatemi capire. No. Vai alla stazione foresta. Ok, dobbiamo andare alla stazione della foresta, ragazzi. Noi dove siamo in questo momento? Siamo qui. Ah, quindi dobbiamo andare a dritto laggiù praticamente. Proviamo ad andarci. Vediamo un po' che succede. Se magari laggiù ci fanno caricare i tronchi. Stiamo entrando in foresta. Ah, abbiamo anche la ruota per le cose qua, ok, dopo la guardiamo. Io presumo che in questa zona adesso ci faccia caricare qualcosa, però non lo so, però non lo so. Inizia, è impossibile aprire pannello di sganciamento, il treno deve essere fermo. Ho capito, ma proviamo un po' a fermare, magari se si ferma. Proviamo a fermarci, magari se si ferma ci fa caricare. Basta essere dentro la foresta per caricare, vediamo un po'. Forse sì, esatto. Ecco i tre vagoni, 1, 2, 3, ragazzi, abbiamo i vagoni. Abbiamo i vagoni, sono contento. Adesso con i vagoni si va a trasportare la nostra merce. Allora, usa il centro servizi per girare il treno, around and drive straight to the sawmill. Ok, quindi noi dobbiamo andare, il nostro obiettivo è andare dove? Sarà la segheria, penso, ragazzi, penso che sia la segheria. Dobbiamo però andare a girare il nostro cavolo di treno. Quindi dobbiamo andare al centro servizi. Partiamo con grande calma, con grande calma. Allora, ti sono le luci esterne, ok. Sì, il certo servizio è laggiù, lo utilizziamo per andare a girare il treno. Andiamo piano perché sennò si fa il patatrack, non lo voglio fare io il patatrack, direi proprio di no. Iniziamo già a frenare alla grande. Ok, dobbiamo frenare molto presto. Entriamo nel centro servizi. Si gira il nostro treno. Ecco, adesso infatti, vedi, abbiamo le voci possibili che possiamo andarle a fare, perché il treno è abbastanza guasto e probabilmente anche il carburante. No, il carburante no. Prima probabilmente era bloccato. Abbiamo invertito direzione, torniamo alla partita. Abbiamo il nostro carico. E direi di andare, ragazzi. Partiamo. Andiamo a fare la nostra prima consegna. Quindi ci muoviamo dalla mappa per la prima volta. Iniziamo a gestire un po' il nostro treno. Io credo che si debba andare in segheria. Credo che si debba andare in segheria. Quel sawmill presumo sia una cosa di segheria. Vediamo un po' se lo riesco a tradurre al volo. Se vuol dire segheria, ma non credo. Segheria, sì sì, ok, vuol dire segheria, quindi andiamo dritti in segheria. Andiamo piano, rispettiamo i limiti, qua ci dicono che c'è il limite di velocità a 40. Aspettate che mi tolgo da qui, altrimenti vi tolgo la visuale agli obiettivi, magari mi metto in questa zona. Ok, almeno vedete gli obiettivi, vedete anche il binario libero, la zona stazione e il limite di velocità a 40, che noi stiamo già superando alla grandissima. Aiutiamoci con il freno a tornare nei limiti. Non vorrei ricorrere in penalità, ovviamente. Stiamo lasciando la foresta, possiamo aumentare a 50 il limite di velocità. Quindi fuoco alle polveri, ragazzi, fuoco alle polveri. Ok, dobbiamo andare a dritto, va benissimo, abbiamo un po' di strada da fare. Velocità, prossimo limite di velocità 60 km/h, quindi da questo semaforo in poi il limite sarà esattamente 60, quindi si può dare agio, ragazzi.
si può finalmente aprire, tanto stiamo lasciando la stazione, siamo in aperta campagna, tutto scorre via bene. Eccoci, però non esageriamo, non esageriamo. Stiamo così su 59. Tranquilloni, tranquilloni, senza aumentare il limite, speriamo si sia stabilizzato a 60, ok? Tanto poi i treni vanno di inerzia, lo sappiamo. Non puoi più accedere a Foresta. Usa la radio per annunciare l'arrivo alla stazione. This time select service, ok, questa volta seleziona segheria, servizi, consegna, contratto, tre vagoni da Foresta, consegna manualmente, ok. Raggiungi la stazione, procedi verso il binario indicato e termina il contratto sganciando i vagoni appropriati. Passo. Ok, ottimo. Passi ritorno a 50 perché si entra in un centro abitato. Possiamo comunque ancora andare a dritto, tanto lo scambio lo abbiamo qua giù dopo il curvone, quindi va bene. Si va a dritto alla grande. Ah, ci sono anche i murales, come vediamo spesso sui binari, ragazzi, e sulle stazioni. Stiamo andando un po' troppo forte, ci sarebbe 50 qui, ragazzo. Diamo una frenata, diamo una frenata. Ah, ok, adesso è risalito a 60 il limite, buono. No, in realtà no, perché sopra mi dice 50 e in basso mi dice 60, vabbè. Comunque non è giallo. Quindi va bene così. Adesso, dopo questa curva, dobbiamo mantenerci a sinistra noi. Dobbiamo mantenerci a sinistra perché dobbiamo prendere il binario di sinistra. Qua, come vedete, sta calando il limite. Quindi direi di andare a frenare. Adesso abbiamo l'opzione di scambio del binario, noi scegliamo sinistra ovviamente perché dobbiamo andare in segheria. Depositiamo i nostri bei vagoni con i tronchi, ragazzi, alla segheria, freschi freschi appena tagliati. Ok, l'abbiamo preso a sinistra, ottimo. In realtà non era uno scambio sul binario da fare, ma era... Sì, forse sì, però è prima. Abbiamo preso i nostri vagoni, li abbiamo portati a destinazione, siamo a posto, direi di frenare un pochino, no, va bene, siamo nel limite perché c'è 40, quindi va benissimo. Entriamo in stazione, si può anche continuare a dare a dritto così tranquilloni a sinistra, va benissimo. E andiamo poi a consegnare i tronchi, direi di avvicinarci un pochino quassù in cima, tanto c'è da andare poi sicuramente a rigirarci con il nostro treno. Abbiamo scelto di nuovo sinistra, forse ho fatto male. Ah, a parte che mi sa che mi porta tutte e due dalla stessa parte, ci fa fare il giro tondo, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Ragazzi, sta arrivando il carico di tronchi che avete richiesto direttamente dalla Foresta, appena presi, ragazzi, appena presi. Ah, qui c'era uno scambietto, ok. Stiamo qua. Comunque presumo che la zona di scarico sia questa qui che è contrassegnata di giallo sulla minimappa, eh. Presumo. Infatti, sì, presumo proprio di sì. Quindi, alla fine mi sa che abbiamo fatto bene ad andare qui. Poi adesso proviamo a fermarci e vediamo un po' se ce lo fa scaricare. Magari qua, dove ci sono già quei tronchi là, quelle tavole là, ci sta che sia proprio qua dove va scaricato. Così abbiamo anche già girato il treno alla fine per poter tornarcene via. Allora proviamo a fermarci qua. Proviamo a fermarci qua, vediamo se ci fa scaricare.
Ah, il treno deve trovarsi nell'area di aggancio della stazione. E qual è l'area di aggancio della stazione? Che sia qui. Ah, no. Ok, questo è la selezione. Il giallo è la selezione. Ho paura che sia questa l'area di aggancio della stazione. Quindi dobbiamo rigirarci di nuovo. Come facciamo? Cerchiamo di capire come fare. Intanto qua manteniamo il binario di destra, va benissimo. Ah, forse è questo qui rosso, guarda. Forse è dove c'è questa freccia rossa. Proviamo un po' a vedere. In questa zona qua. Lo sganciamento consegna, esatto. Sì, sì, è questa zona qua, ragazzi. Quindi, allora va benissimo. Stavamo facendo... Si stava facendo tutto bene. Facciamo entrare tutti i vagoni. Almeno siamo sicuri. Vai, ci possiamo fermare. Allora, enter, sgancia. Ok, sgancia. Scenario completato, ragazzi. L'abbiamo completato, ottimo. Abbiamo completato anche questo scenario di missione tutorial, che ci fa vedere un po' come funzionano le nostre missioni. Allora, in questo tutorial imparerai come si trasportano passeggeri da una stazione ad un'altra. Però, ragazzi, ce lo vedremo nel prossimo episodio. Ce lo vedremo nel prossimo episodio. Mi raccomando, fatemi sapere che ne pensate del gioco. Fatemi sapere se vi piacciono i simulatori di treni, se vi piacciono i treni. Fatemi sapere ogni cosa. E se vi va, ragazzi, iscrivetevi al canale. Seguite le pagine social, come vi dico sempre, in descrizione tutti i link, compreso al canale Viola. Ci divertiamo, facciamo delle live. Vi ringrazio di essere stati con me come al solito e ci diamo appuntamento nei prossimi video. Ciao ciao!